Paesaggi di gusto, questa volta amici cari abbiamo raggiunto probabilmente la città più bella del mondo, se non la più bella sicuramente la più unica al mondo, perché abbiamo raggiunto Venezia e con me c'è una signora unica che è Mara Zanetti. Martin. Mara Zanetti Martin. Siamo da Fiore, locale meraviglioso, locale che prima ancora di parlare dei piatti, io mi hanno detto che quest'anno è un anno particolare per qui. Quest'anno che succede? Facciamo i 40 anni di attività. Complimenti, chapeau Mara. Grazie. Senti, mille. Da Fiore perché questo nome? Allora, da Fiore è un vecchio nome, noi l'abbiamo ereditato nel 1978, quando siamo venuti qua, era una vecchia osteria dove si servivano dei cicchetti, normalmente cicchetti, molto vino e poi facevano da mangiare solo a pranzo. Ho capito, sì. In che zona siamo di Venezia, giusto per dare due indicazioni? Allora, siamo nella zona più vicino a Rialto e principalmente molto molto vicino al Campo San Polo, allora, che è il campo più grande di Venezia. Questo è importante. Importante. Tu hai preparato alcune delle cose, sì, dei piatti, delle ricette che proponete voi, ma vedo cinque piatti, uno più bello dell'altro, ma soprattutto uno più squisito dell'altro. Da cosa cominciamo? Allora, io comincerei dagli antipasti. Sì. Comincerei dal baccalà mantecato. Questo? Sì, il baccalà mantecato è lo stoccafisso che a Venezia si usa da sempre. Da secoli. Da secoli, veramente. E lo serviamo con dei radicchio di Treviso. Logicamente cambio le verdure stagione per stagione. E in questo periodo abbiamo il radicchio di Treviso e con un filo di olio e aceto balsamico e questa chips, questa che è fatta con la farina di riso, sì, 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 e con un po' d'aglio e del prezzemolo, perché il baccalà si accosta molto bene con l'aglio. È vero, è vero. E il radicchio lo vedo tagliato a julienne. Sì. Poi andiamo perché abbiamo delle cose meravigliose. Cosa c'è? Certo, poi abbiamo queste ostriche fritte. Mamma mia. Fatte con lo zabaione, fatto con l'acqua delle ostriche, uno zabaione salato. Ecco, non dolce, importante. Non dolce. La pastella, una pastella leggerissima, questa panatura che vedete fuori, sì, fatta con il prosecco, perché qui in Veneto noi usiamo specialmente il prosecco di Conegliano. Scusate, non voglio essere blasfemo, ma è l'acqua santa. Certo, certo. Quella verde, quella salsina verde, cosa hai aggiunto? Quella salsina verde aggiungo, la faccio, a volte la faccio con dell'erba cipollina, sì, la, sì, faccio con dell'erba aglina, quando c'è il periodo dell'erba aglina. È vero, è vero. La cambio in base alle stagioni. Prima della pastella un po' di farina. Sì, allora l'ostrica prima la apriamo, la infiliamo nello stecchino, viene passata leggermente nella farina per far sì che la pastella aderisca all'ostrica, bene, altrimenti bene. Mentre io la metto nell'olio scivola via. Qualche minuto di frittura. Un paio di minuti di frittura, il tempo che diventa un po' dorato e poi si serve. Lo zabaglione salato. Sì, salato. Poi abbiamo? Poi abbiamo le... Passiamo al primo piatto. Esatto. Dove abbiamo... Che è un tuo, posso, sì, dire... In gergo popolare, cavallo di battaglia, perché, sì, da diversi, sì, anni lo propone e ha, sì, avuto, sì, un successo incredibile. Incredibile, sì. E questo accostamento con l'insaccati, che può essere, in questo caso c'è lo speck, l'ostrica, lo zafferano, il burro e la cipolla, facciamo questa salsa molto veloce, sì, questo, sì, sugo veloce, mentre la pasta viene impastata con lo zafferano nella farina. E la fate voi? E la facciamo noi, sì, sì, la pasta fresca. Cos'è, una tagliatella, una pappardella? Tra la pappardella, esatto, e la tagliatella. Sì. Beh, vi posso garantire che è un piatto, tutti lo sono, ma quello è veramente una chicca. Poi, vabbè, io vedo una cosa che lascio per la parola, perché qui siamo, giochiamo proprio in casa Venezia. Cosa c'è passiamo qui? Passiamo a re, abbiamo le moeche. Ecco. Le moeche che sono di Burano. Queste esattamente vengono fatte nella zona di Torcello. Di Torcello, sì, in italiano, giusto per chi ci ascolta dalle altre regioni. Se dovessimo... Sono dei granchi morbidi. Sì. Si chiamano moeche. Le moeche, che sarebbe, è il maschio, sì, tra l'altro. Certo, cioè, certo. E nel mentre fa la muta, che lascia la carcassa, che poi rimane morbido, e così vengono mangiati ed apprezzati per anche questo. Anche qui c'è una pastella particolare. Sì, uso sempre la stessa pastella delle ostriche, solo che è molto più liquida, sì,
in modo che aderisca appena appena superiore in superficie, certo, alla mueca, e che non vada a invadere poi il gusto, il sapore. Pochi attimi di frittura, anche pochi attimi, sì, 3 minuti di cottura. Poi abbiamo la polenta bianca, esatto, che qui la polenta bianca, che è il mais bianco, sì, che si accosta molto bene al pesce, perché a differenza che la polenta gialla si accosta bene alla carne, invece il pesce la polenta bianca, perché è più delicata, certo, è più nobile, certo, diciamo che i nobili veneziani apprezzavano molto la polenta bianca. Altra chicca, sì, tu usi molto gli agrumi con, sì, l'insalata. Io uso gli agrumi e la frutta, ecco, mi piace molto la frutta acerba, non uso l'aceto balsamico o aceto di vino in questo caso, ma uso le arance sanguinelle, che in questo periodo sono straordinarie. Completiamo in bellezza, beh, qui c'è un'altra cosina che io ho già assaggiato, vi devo dire, che dovete venire da Fiore Venezia, non fosse che lo dico solo per quello, no, però veramente è straordinario. Per finire, per diciamo, finire, per finire, racconta. Abbiamo questo zabaione, dove si fa con il tuorlo d'uovo, mm-hmm, zucchero e un marsala secco. Lo accompagniamo con questi biscotti che si chiamano baicoli, che sono dei tipici biscotti veneziani non dolci, e che e vengono accostati allo zabaione per facilitare poi a Mara, ad assaporare il gustare. Io ti abbraccio con grande affetto, ti grazie, ringrazio per la tua disponibilità, la tua ospitalità, grazie, questo locale a te meraviglioso che vi attende qui a Venezia da Fiore. Complimenti a te e alla tua famiglia per i 40 anni, perché grazie, sono stati 40 anni sicuramente di grandi sacrifici, sì, ma anche di grandi successi. Sì. Parlo della stella Michelin, parlo di tanti momenti belli, sì, sì, tuoi, sì, viaggi all'estero, insomma, siete bravi, è giusto che il pubblico vi premi nel modo migliore. Oh, mi raccomando, da Fiore a Venezia, un abbraccio anche all'attenta regia di Pietro Marcellino, e noi ci vediamo per i prossimi paesaggi di gusto. Grazie mille.